Pier Davide e Graziano Riccardo, tre figli di Pelagianello che sono comunque riconoscenti alla loro terra, nel senso che restano e ritornano sempre e volentieri una terra dove sono cresciuti e che non dimenticano. Bisogna fare due discorsi separati, uno per Pier Davide Graziano e l'altro per Riccardo Tisci. Pier Davide, che vi porto i saluti, ho sentito poco fa al telefono, poteva essere qui con noi, però per un imprevisto è stato trattenuto e quindi sappiamo tutti che dopodomani si esibirà a Taranto Villa Peripato. nel suo concerto e quindi sta girando per il suo tour. Graziano e Pier Davide rappresentano in quel settore l'orgoglio della città di Palagianello e per noi è una grande soddisfazione vedere figli di questa terra che portano in alto il nome del nostro comune e quindi va dato atto e merito della loro caparbietà per la loro passione e quindi dove sono arrivati, quindi portando in alto il comune di Palagianello, credo che va dato merito alle loro esibizioni, alla loro voglia di cantare, di suonare e quindi mettere in mostra quello che loro sanno fare. Per Riccardo Tisci, spero che i suoi familiari ci stanno vedendo in televisione, visto che siamo sulla piattaforma Sky. Io conosco la mamma di Riccardo. Cerchiamo di trovare, faccio un appello, un momento in cui lui possa venire qui a Palagianello, perché Riccardo Tisci è figlio di Palagianellesi e quindi siccome gli vogliamo conferire la cittadinanza onoraria, speriamo di individuare un periodo in cui lui è qui presente in modo tale da fare un consiglio comunale ad hoc e quindi conferirgli la cittadinanza onoraria. D'altra parte, questa responsabilità all'interno della Maison di Givenchy chiaramente lo porta un po' in giro per il mondo, sicuramente più impegnato di prima. Io so che era immancabile la sua presenza nel periodo di Pasqua qui a Palagianello, perché proprio in quel periodo, il lunedì di Pasqua per l'esattezza, a Palagianello si celebra la Santa Patrona, che è appunto la Madonna delle Grazie. Prima, Sindaco, vedevamo delle immagini che la nostra pronta regia mandava in onda, eccole qui, ma guardi cosa sta accadendo, eh? A due passi da noi. E tra poco li raggiungiamo perché ho visto arrostire una buona salsiccia e quindi è giusto che anche noi possiamo Sindaco, io le farò compagnia, eh? assaggiare. Va bene, va bene. E quindi credo che è un evento indovinato, è il terzo anno consecutivo con questo percorso enogastronomico in collaborazione con Slow Food che permette appunto di degustare i nostri prodotti tipici locali e poi in uno scenario che riassume tutta la bellezza di questo villaggio turistico. Io lo chiamo così insieme agli altri assessori perché vogliamo far diventare questo nostro centro storico il vero villaggio turistico di Palagianello con le sue bellezze naturali, artistiche, architettoniche e religiose. Quindi Palagianello è pronta ad accogliere i turisti da qualsiasi parte del mondo. Questo è quello che accade in via Antico Santuario. Adesso vediamo invece con Alessandra Cavallaro cosa sta accadendo invece nel centro del paese. Diceva prima l'assessore Antonicelli, quello è via Piazza Vittorio Emanuele ad angolo con Piazza Roma. Vediamo cosa accade. Alessandra, a te la linea. Guarda un po', Nicola, dove mi trovo. Sono nella centralissima Piazza Roma di Palagianello. Non voglio fare né la Giulietta di turno né azzardarmi a cantare perché sono completamente stonata. Ci troviamo su un balcone, come dicevo, che si affaccia su Piazza Roma e sono in compagnia di Daniela, che è di Palagianello. Ancora c'è Nicola, chitarrista, e poi Francesco, che invece è di Mottola. Siamo con loro perché? Perché in questa serata magica, che ha un gusto del tutto particolare, loro tre si stanno per esibire qui, proprio sulla piazza di Palagianello, da questo balcone. Allora, Daniela, da dove nasce la tua passione, giusto per introdurre questo piccolo concerto? La passione è innata, nasce con me da sempre, la musica, il canto, l'arte. Beh, insomma, quando eri piccola forse hai cominciato già, incominciavi a fare qualche nota. Sì, da piccolissima, da 5-6 anni che io ricordi almeno, cioè, molto molto lontano. E ti piace adesso quantomeno portare in alto il nome di Palagianello quando poi ti esibisci anche davanti, oggi è proprio il tuo pubblico, Sì, credo. è sempre un piacere cantare per la propria comunità.
per i propri amici. E tutte le persone che ci stanno guardando, che ti stanno e vi stanno guardando. Allora, non togliamo altro spazio a questi cantanti, a questi musicisti. Diamo il via allo spettacolo, da dove si parte, poi io mi tolgo direttamente. Police, Every Breath You Take. A voi, buona esibizione. Allora, davvero una serata particolare e speciale, quella che si sta vivendo a Palagianello. Adesso invece vediamo insieme un redazionale partner di Live for Puglia Estate, oltre ai report di Puglia, e anche l'azienda di promozione turistica di Taranto. Allora subito il redazionale e poi continueremo con le altre schede. Continueremo a parlare ad esempio di enogastronomia, vista anche l'attinenza con l'altro evento di punta di questa sera di Slow Food, e poi ancora il commento e il contributo degli altri ospiti che non abbiamo ancora coinvolto. E noi ricordiamo proprio in coda a questo redazionale che Città Aperte chiuderà i battenti il prossimo 9 settembre a Taranto in Piazza Immacolata con il concerto di Paola Turci, la ragazza con la chitarra. E allora noi andiamo avanti con le nostre schede, l'avevamo già preannunciata, la scheda relativa all'enogastronomia, sicuramente tema centrale di questa serata.